una buona prestazione. Venivamo qua avendo fatte non molte amichevoli, quindi non avevamo tantissime indicazioni, però sapevamo che stavamo lavorando bene sul campo, stiamo allenando veramente molto bene, con grande applicazione, grande determinazione da parte di tutti. E fare una partita comunque in un stadio bello come questo, dove si può giocare, dove si può mettere diciamo sul campo quello che si prova tutta la settimana, quello che ci siamo detti di fare, e vederlo fatto in maniera alcune volte buona, alcune volte meno buona, però sempre con applicazione, secondo me è positivo. Noi dobbiamo pensare a giorno per giorno. Ho sempre detto nella mia carriera, ho sempre detto questa cosa, cui credo veramente molto, dove secondo me è fondamentale il lavoro diurno. Ogni allenamento è importante per crescere, anche se di poco, anche per migliorare un aspetto, qualsiasi aspetto è importante. E dobbiamo continuare a crescere. Siamo una squadra con qualche innesto nuovo e sappiamo che ci vorrà un pochino magari di tempo per amalgamarci un po' meglio, per capire meglio come gioca il compagno, piuttosto che come ci muoviamo anche a livello globale. Però penso che sia stata una buona prestazione. Dobbiamo migliorare sicuramente qualcosa, abbiamo fatto le cose buone e le cose meno buone, ma si cerca di vedere sempre gli aspetti positivi e si continua a lavorare. Non sta mai a giudicare le squadre avversarie, però è una squadra che gioca molto diretta e per alcuni aspetti ci ha messo in difficoltà questa cosa, visto che noi andavamo molto, cercavamo di pressarli a livello diciamo controffensivo, e questa palla diretta giocata su Djuric, che è molto bravo in questo gioco a tenere palla, a spizzarlo piuttosto che proteggerla e far salire la squadra, ci ha un po' messo in difficoltà in alcuni frangenti. Però penso che globalmente siamo stati molto bravi a tenere la linea anche piuttosto alta. Al campo, se non ricordo male, sono passati forse 30 secondi, 35, perché hanno battuto, hanno giocato a palla sul nostro lato destro, e dove mi sono sbagliato ha protetto palla all'attaccante, ha scaricato, è venuto dentro il campo Cicerelli e ha cambiato gioco sull'altro versante, ha crossato penso da 35-40 metri, tiro cross diciamo, non si sa se fosse un cross o un tiro. Poi per come è andata la traiettoria è stato un tiro, e quando la palla va sotto la traversa, sotto barra incrocio, è sempre difficile per il portiere parare con la traiettoria. Poi sicuramente dovevamo vedere come potevamo evitare questa situazione o come uscire in maniera diversa.